Dopo tutti questi anni siamo molto delusi e amareggiati da queste tempistiche. Sono anni che noi cittadini di Fano, io da ventenne, ma soprattutto ci tengo a sottolineare, tutte queste donne e uomini si impegnano nella realizzazione, per la realizzazione di questo parco. E un grazie va sicuramente all'amministrazione comunale di centrosinistra di Fano, che comunque qualche obiettivo ce l'ha fatto portare a casa, come aver dato il progetto e aver realizzato una prima ma fondamentale parte del parco, che è quella dell'area gioco. Ma siamo molto amareggiati, come dicevo prima. Ogni volta c'era una scusa, come appunto i lavori che partivano ma subito dopo si fermavano, come le amministrazioni comunali che cambiavano, come i soldi e i fondi che finivano. Per cui vogliamo che questo parco sia preso una volta per tutte sul serio, che le nostre richieste vengano prese sul serio e che le promesse che ci sono state fatte vengano finalmente mantenute. Noi siamo qui perché vogliamo che questo parco sia portato a compimento come da progetto, lo vogliamo ora, massimo nei primi mesi del 2023, quindi l'anno che alle porte deve essere concluso, perché è un territorio meraviglioso, che si presta benissimo, vicino alla città, attaccato ad un quartiere molto popolato, pieno di verde, che potrebbe essere un polmone verde della nostra città. Che una città come Fano deve avere, perché una città senza un parco urbano è come una città a cui manca un tassello fondamentale per esprimere tutta la sua bellezza. Mentre ad oggi qual è lo stato dei lavori? Siamo molto indietro ad oggi, siamo qua proprio per questo, perché dunque il parco è stato diviso in 4 stralci e ancora si deve portare a compimento il primo. Questi qua che vedete qua dietro sono i cantieri del primo, del secondo, del terzo lotto, del primo stralcio appunto, che per quanto stanno le promesse del sindaco dovrebbe essere concluso entro fine anno, insomma entro appunto i primi mesi del 2023, per poi appunto partire con quelli che mancano. Noi siamo molto fiduciosi, anche se siamo qui proprio un pochino con gli artigli, insomma, ad aggrapparci a questa speranza, perché è giusto che le promesse, come dicevo prima, siano mantenute. I cantieri, per quanto potevano essere partiti, insomma, bene a gennaio di un anno fa, come si può vedere anche nella giornata odierna, ci sono due operai, che per un territorio come questo, secondo me, non sono abbastanza, sicuramente non è sufficiente e sicuramente di questo passo non finiremo mai più. Un appello al comune? Io da ventenne vi chiedo di portare a termine questa cosa, anche perché veramente è un territorio vastissimo, spesso abbandonato. Ci sono state delle promesse, quindi se le promesse vengono fatte si spera anche che un giorno saranno poi mantenute.